qui per te, Lisa. Oh, Cliff, non avresti dovuto. Cosa sarà mai? Cosa sarà mai? Oh, guarda, un berretto. E tu li adori. Oh, e che cosa c'è per te, creaturina? Magari vuoi che lo apra io? E che cosa abbiamo qui? Che cosa abbiamo qui? Un astronauta! Devo dare un regalo anche al mio amico. Io non ne avrò più bisogno. Ho smesso di combattere. Sei tutto ciò che conta per me. E ho deciso di rimanere qui con te. Il mio amico saprà che cosa fare con questa. Beh, buon Natale. Buon Natale. Fai buon viaggio. Thank you.
Grazie per il tuo contributo. Addio, stazione. Fai buon viaggio.
Bibi. E chi è questo stronzo? Io non lo ricordo. Ricorda. Servono rinforzi. Che succede?
servono rinforzi. Che succede? Bibi. Aprite il fuoco! Fate il fuoco! Dove sono?
persona. Oddio. Bibi. Thank you.
Sam, mi ricevi? Sì. Tutto a posto? Dove mi trovo? Vuoi ripetere? Che mi è successo? Appena sei uscito dal centro logistico, la tempesta si è placata, di colpo. Anche la densità chirale è calata di colpo. Mi sono ritrovato nella tempesta e in una zona di guerra. Forse era un sogno, Sam. Il blackout è durato un secondo. No, è durato molto più a lungo. C'era questo soldato. Voleva portarmi via il BB. Se lo dici tu. Il BB può confermarlo. Sam, non è passato un minuto dall'ultima comunicazione. No, non è possibile. Sono rimasto lì per ore, mi è sembrato. Forse dovresti riposare un po'. Non serve. Sto arrivando. Purtroppo non posso venirti incontro. Sì, lo so. Tua figlia, vero? Sta attento, Sam. Non vedo l'ora che tu arrivi. È da un pezzo che non vedo qualcuno. Sam, vai al laboratorio di mamma. Mamma lavorava nel reparto RS del computer. Tuttavia, fin da subito, nutrì dei dubbi sui suoi effetti a lungo termine. Sosteneva che i qubit fossero imperfetti, il che potrebbe spiegare lo strano fenomeno che hai riscontrato e il picco di densità chirale. Dovresti farle visita. Vedi cosa da dire al riguardo.
sono Sam. Prelievo di sangue completato. Grazie della tua generosità. Sam, non so se lo sai, ma puoi personalizzare il tuo zaino nella stanza privata. Fa una prova, no? Avvio scansione. Fai buon viaggio. Ehi!
lieta di rivederti. Ha fame. Ma che cosa? Si è addormentata. Ho ancora il mio latte, anche se lei non può berlo. La attacco comunque al seno, così lo sento meno indolenzito. Chi è la bambina? Lei è mia figlia. E io sono sua madre. Tranquillo, è collegata solo a me. Non è come le altre CA. Lo vedi, vero? Tu sei collegato. Ora sai perché non posso andarmene. Allora, questa supercella. Lasci che gli adulti parlino un momento? Grazie. Da un'occhiata. È la densità chirale quando è apparsa la supercella. Ma è calata quasi immediatamente a livelli normali. Cioè, la tempesta è finita in meno di un secondo. Questo è impossibile. Ok, proviamo a esaminare i dati delle tue M-Link. Beh, tutto questo mi pare folle, ma almeno tu non lo sei. Le indicazioni temporali sono a tuo favore. La mia ipotesi è che tu sia rimasto intrappolato tra due piani spazio-temporali. Due piani spazio-temporali? Il QG sta analizzando la questione. Basta esaminare lo spettro frequenziale. E in breve tempo dovrebbero poter scoprire dove eri finito. Un altro picco chirale. Ora piange di più di notte. La densità chirale aumenta nelle regioni connesse alla rete, ma i livelli sono molto più alti del previsto. E non va bene, giusto? Giusto. Più sono le connessioni, più è il chiralium. Da subito la Bridges l'ha evidenziato come potenziale problema. Così ho installato limitatori nel Cupid per controllare i livelli. Ma il limitatore del tuo sembra difettoso. La supercella e il fenomeno temporale che hai vissuto potrebbero dipendere da questo. Quindi se continuassi a estendere la rete potrebbero verificarsi altri fenomeni temporali? Forse. O peggio. Anche un altro Death Stranding. Ma tu hai la soluzione? Certo che ho la soluzione. È da questa parte, vieni. Basta inserire un limitatore in questo nuovo Cupid che ho assemblato. Te ne ho costruito uno, visto che venivi qui. Bene, la crisi è evitata. No, la crisi non è evitata. Dobbiamo riscrivere il software per il nuovo hardware. Mettiti al lavoro. Sì, io non posso.
Ho progettato l'hardware, ma il software l'ha scritto qualcun altro. Ma e lui dove lo troviamo? Lei. Si chiama Lochne. È stata membro della Bridges 1. Per trovarla, vai a Mountain Knot City. D'accordo, devo consegnare un Cupid laggiù. Oh, bene. Fantastico. Oh, ecco, ci risiamo. Non so che l'hai preso ultimamente. È molto spaventata, guardala. Forse è l'aldilà che la vuole indietro. O forse è lei che ci vuole tornare. Non possiamo andare avanti così. Questo è sicuro. Mi dici cosa ti è capitato? Il giorno del parto. Io ero in ospedale in attesa del cesareo. I terroristi hanno attaccato. Ero bloccata sotto le macerie. Non c'era altro da fare che aspettare. E aspettare. È passata un'eternità. Ma non è arrivato nessuno. Almeno avevo l'aria. E l'acqua. Non so quanti giorni sono passati. Non c'era più acqua e sentivo freddo. Ho partorito lì, tra le macerie. Ma invece di portare nel mondo la vita, ho portato la morte. Quando la cronopioggia ha smesso, la piccola ha iniziato a piangere. Piangeva, piangeva e piangeva. La sua vita era il prezzo che ho pagato per sopravvivere. Lei mi ha salvato. Siamo sempre state insieme da allora. Però lei è una CIA. Ciò che la lega a questo posto lega anche me. È come se non mi avessero mai dimesso dall'ospedale. E ti sta bene questa cosa? Tu lo sai che non c'è più. Vuoi vivere per sempre all'ombra dei morti. Andiamo. E lo dici proprio tu. Tu che hai scelto i morti e non i vivi. Se no perché sei qui? Ah, a proposito, Deadman ha detto che i riemersi hanno un sangue speciale. Posso prelevarne un po'? Sì, certo, prendi quello che vuoi. Me l'avete tolto persino nel sonno. Ah, sei fredda, accidenti. Solo un secondo. Fatto. Ho finito.
Lo voglio analizzare. Mamma, tu sei... Scusaci, Sam. Ti dispiacerebbe lasciarci sole per un po'? Ok. Devo ritornare al lavoro. Sam. Senti, scordati quello che ho detto sui picchi chirali. Riconnettere il mondo è prioritario. Forse stiamo peggiorando le cose, o forse no. Ma è l'unico piano che abbiamo. Buona fortuna. Sam, il terminale delle consegne qua fuori è in funzione. Prova a connetterti. Da lì ti darò altre istruzioni. Sam, il tuo prossimo obiettivo è collegare Mountain Knot City alla rete. Questo percorso ti porterà a una stazione secondaria e a un centro logistico a nord della città. Lì viene il difficile. Dovrai fare una deviazione per aggirare le montagne. Vuoi che usi il Cupid per strada? Il software non è ancora stato riscritto. Va bene. Se collegherai Mountain Knot City dopo aver riparato il Cupid, i dati aggiornati passeranno alla rete, stabilizzando la connessione. Un altro motivo per arrivarci al più presto. Ma per ora dovrai accontentarti del Cupid che hai. Notizie di Amelie? Nessuna. Dobbiamo solo sperare che stia bene e non si sia arresa. È ciò che avrebbe voluto. Comunque sia, vai al centro logistico meridionale di Lake Knot City prima di partire. E in bocca al lupo. Comunque, Sam, ho aggiunto il progetto della teleferica al tuo CCP. Credo che ti sarà utile. Per crearla ti basta piazzare due piloni. Perché sfiancarsi con un carico attraverso i fiumi o su per le salite, quando invece puoi issarlo comodamente? Giusto? Se ti va di fare pratica, puoi usare i piloni vicino al mio laboratorio. Divertiti pure. La buona notizia è che Fragile è disponibile e pronta a darti una mano. Se vuoi farti spedire da Fragile, recati in una stanza privata. South Knot City sembra la più vicina, quanto vedo. Sarà molto più veloce che a piedi. Ma non potrai portare carichi con te, ecco la fregatura. A te la scelta. Ricordati che se ne hai bisogno puoi farlo. Ti ho detto che è stata aggiunta l'opzione teleferica al CCP? Beh, è così. Costruisci dei piloni e collegali con una teleferica per spostarti a tempo record. Provala su.